Per Speciale TG2 va ora in onda il viaggio di Federico Fellini, il racconto dell'itinerario artistico del grande regista oggi scomparso. Buonasera. La morte di Federico Fellini chiude una eccezionale avventura cinematografica, un lungo percorso creativo che ha attraversato quasi mezzo secolo, prima con diverse sceneggiature e poi con 23 titoli fra lungometraggi, mediometraggi ed episodi di film diretti da più autori. E da tutta questa opera bisogna ora ripartire per parlare di Fellini. Un'opera studiata, discussa e citata come poche altre, e che tuttavia resta in parte misteriosa, come un territorio conosciuto che ad ogni passaggio rivela qualcosa da esplorare ancora e può forse nascondere qualche trappola. Un territorio oltretutto che pare essere mobile, per il quale è impossibile un recinto o una mappa definitiva. Nella sua eccellente biografia, Tullio Chezzi ci riporta una telefonata natalizia dell'85 in cui Fellini sembrava scoraggiarlo dall'impresa. Io non posso testimoniare niente, diceva il regista, perché almeno il 99% delle volte non c'ero, ero altrove. Sono sempre stato latitante, dalla nascita ad ora. E come si fa, aggiungeva, a raccontare la storia di uno che non c'è? Un biografo che lavora sulla mia vita corre dietro a un fantasma. E in una dichiarazione del 71, a proposito del cinema verità, Fellini aveva detto: «Io sono piuttosto per il cinema menzogna perché la menzogna è l'anima dello spettacolo ed è sempre più interessante della verità». Ora, dopo la morte, può darsi che sia possibile confrontarsi ancora meglio con quello che ci hanno lasciato questo straordinario fantasma e le sue credibilissime menzogne. Nel nostro speciale, in cui vedrete anche un curioso Fellini nelle vesti di attore in un film del regista americano Paul Mazursky, in questo speciale, dicevo, oltre a riaccendere alcune luci, a rivedere luoghi e personaggi che sono entrati nella nostra memoria, nel territorio di cui parlavamo cercheremo di dare qualche altro colpo di sonda. Cominciamo con un ricordo di Marlisa Trombetta. Ho fatto di volta in volta il film che credevo di fare, così come lo sapevo fare, o meglio ancora, così come mi pareva di credere che il film volesse essere fatto. Fellini minimizza se stesso, la sua opera, il suo talento. La sua riservatezza, la sua timidezza sono spesso state scambiate per scontrosità e misantropia. Era difficile avvicinarlo, era difficilissimo intervistarlo. Nell'aneddotica della sua vita rimarranno famosi i suoi mille trucchi per depistare i giornalisti, le sue diverse voci telefoniche, la sua inesorabile battuta. Mi dispiace, Fellini non c'è, è uscito, non si sa quando torna. Ci riesce difficile tracciare una semplice biografia. Le sue molteplici attitudini e curiosità, dalla scrittura al disegno, il suo inimitabile mondo fantastico, la sua memoria dilatata creazione, i suoi personaggi, le sue donne, la sua poesia, sono sempre stati testimoni del suo genio. L'unica storia possibile, credibile, della sua vita sono e restano i suoi film, con quell'io immerso in una continua, appassionante autobiografia. Marcello, come here! Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto. Non voglio più venire con voi! Non voglio più venire! No, mai! No! Basta, ragazzi! Tiratemi fuori! No,
dinosauri, è Borotalco. Sì. Sarà sguido che stai a preparare la maniera, tu vuoi? Ah, sì? Vienga, San Bella Sibilina. Siete contente, ragazze? Sto sentendo i panni. In Block Notest, il regista e il film che stava preparando avrebbe riunito i suoi due attori preferiti, Marcello Mastroianni, l'alter ego della sua giovinezza, e Paolo Villaggio, il clown, nel quale gli piaceva identificare questi ultimi suoi anni. Non usava mai la parola vecchiaia, un concetto che gli faceva paura, e neppure maturità. Fedele e riconoscente al mondo dell'infanzia, voleva continuare a considerarsi un eterno bambino. Un po' buono e un po' cattivo, un po' cinico e un po' innocente, soprattutto ironico. Simpatici, grazie. Vabbè, mi sento come di pietra. Aveva detto questa primavera a Los Angeles, arrivato per la consegna del suo quinto Oscar, questa volta alla carriera. E noi con quelle immagini desideriamo ricordarlo, ascoltare ancora quelle sue parole rivolte a Giulietta Masina, sua compagna di vita e di lavoro. Thank you. Grazie a te, cara Giulietta, ma smettila di piangere. Per quelle lacrime, che erano anche le nostre, ieri di commozione, oggi di dolore. Fellini aveva la capacità di ottenere il meglio dalle persone che lavoravano con lui. Gli attori, e ricordiamo per tutti Giulietta Masina e Marcello Mastroianni, gli sceneggiatori da Flaiano a Pinelli a Zapponi, i direttori della fotografia, i costumisti, gli scenografi, i montatori e i musicisti con i motivi di Nino Rota diventati famosi. Fellini sceglieva attentamente anche gli attori minori, le comparse, in quei provini che sembravano già scene di un suo film. Inoltre curava molto il rapporto con gli operai, gli attrezzisti, gli artigiani dei teatri di posa. Un rapporto fortemente adesivo, quasi simbiotico, con esperienze che Fellini riconosceva e gratificava. Ecco perché Marlisa Trombetta è andata a Cinecittà, il set per eccellenza di Fellini. Il suo lavorare a noi ci ha fatto conoscere anche, oltre ai grossi film americani, Cleopatra, Ben Hur, eccetera, ritengo che la nostra così, popolarità, possiamo chiamare, è dovuta molto a Fellini. Io ritengo che qui lui riusciva a dire tutto quello che sentiva, a tirare fuori quello che provava, a fare della sua fantasia la realtà. Lui aveva un paio di uffici dove quando stava qui andava, uno era al Teatro 5 e uno al Teatro 4. Non era una cosa strana incontrarlo o andarci a parlare, perché se io nel mio giro che faccio passavo davanti al suo ufficio entravo, non c'era alcun problema, se lui passava qui veniva lui. Come a scuola si fa la merenda, lui faceva il giretto al bar. Ma lui gli piaceva stare in mezzo alla gente, gli piaceva essere salutato, essere interrogato. Lui era affabile e amico di tutti. Io non l'ho mai sentito urlare verso un operaio, verso un macchinista, un falegname, ecco. Mentre qualche volta l'ho visto arrabbiarsi con gli attori, con gli operatori, eccetera, ecco, con i produttori. Quando si vedeva lui era come uno di tanti, stavano, si parlava, si fermava, si discuteva, rideva, scherzava. Veniva a mensa, stava in mezzo a noi, o molte volte al bar, molte volte quando aveva i film che erano molto lunghi, aveva anche una piccola cucina con una personcina che le cucinava e quello è un po' voglioso, sentendo questa persona era un po' capriccioso, le piacevano delle cosettine un po', le novità, le piacevano quelle cosette tutte casarecce, dalla panzanella al pane olio al pezzettino di parmigiano, tutte queste cosettine così. Credo che a settembre doveva cominciare questo film, beh, insomma aspettavamo un po' tutti, a paura si affezionava a quella gente con cui lavorava da anni, si complimentava con questa gente quando lavorava bene, era soddisfatto. Beh, Fellini diciamo così era lui che faceva la scena, no?
Fellini creava, quindi lo scenografo era un suo realizzatore di cose, no? Perché lui le disegnava, metteva queste idee, era lui che ideava tutto, dall'inizio alla fine, insomma. Dalla sera alla mattina lui pensava cose nuove e quando tornava sul lavoro chiedeva delle modifiche, perché lui si dispensava addirittura che sognasse durante la notte il lavoro che doveva fare. Venne una volta, l'una di notte, che doveva modificare qualcosa in una scenografia che aveva preparato. Quindi in mezzo ci sono anche le cose per Fellini, come questi busti che sono serviti per il Casanova, opera dello scultore Gianni Gianese. Poi abbiamo ancora il Cristo della Dolce Vita. Abbiamo in un magazzino di là delle teste di attrici per il film La città delle donne. Dove ne furono fatte tre, come la Marlene Dietrich e Jean Crawford. E furono fatte queste tre teste, sempre per questo film di Fellini, che ci fece fare parecchio lavoro, come la scena finale dove si vede una mongolfiera a forma di donna. E fu un lavoro abbastanza serio, enorme, anche perché era grande e la prima volta che si faceva un lavoro del genere. Sì, la scena dell'affondamento lì della nave va era molto pericolosa perché c'era l'acqua, c'era la corrente, quindi dava dei problemi, però infatti è una delle scene più realiste che ci sono. Abbiamo pensato che alla fine del Teatro 5 lo chiameremo Teatro Fellini, perché mi sembra il meno che possiamo fare. Come si vede, le tracce di Fellini a Cinecittà, a sua bottega di lavoro, sono molte. E a Cinecittà ha avuto luogo anche uno degli episodi più curiosi e meno noti della carriera del regista riminese, che in questo caso lo vide attore dall'altra parte della cinepresa. Accade nel 70 e a dirigere Fellini fu il regista statunitense Paul Mazursky nel film Il mondo di Alex, un film praticamente introvabile in Italia. Abbiamo allora chiesto al cineasta americano le sequenze in cui recita Fellini. Mazursky ce le ha cortesemente fornite e a Los Angeles ha raccontato a Luca Celada come andarono le cose. Sentiamo dunque Mazursky e vediamo poi questo eccezionale documento con Fellini attore. Avevo appena terminato Bob Carroll, Ted Ellis, che era stato il mio primo film, e avevo scritto il copione di Alex in Wonderland su di un regista che aveva avuto un grande successo, che non sapeva come fare il prossimo film e sognava gli stili di altri registi. Problema terribile, lo faccio ancora oggi. Avevo scritto una scena dove lui sognava lo stile di Fellini e poi li incontrava di persona in sala di produzione a Cinecittà. Allora spedii un telegramma a Fellini chiedendogli: reciterebbe nel mio film? Il mio nome è Paul Mazursky, eccetera, eccetera. Lui mi rispose con un telegramma: io non so chi sia lei, non ho mai visto un suo film, non sono un attore e non ho intenzione di recitare per lei né per qualcun altro. Sono Fellini. Comunque, se un giorno dovesse passare per Roma, mi chiami. Volai a Roma il giorno dopo, una cosa un po' da pazzo, e lo incontrai. Cominciò a ridere. Ma lei è folle, che è venuto a fare? Gli risposi: lei me lo ha scritto nel telegramma. Diventammo amici. Ci accordammo che io avrei intanto finito le riprese in California e poi sarei venuto a Roma 3 settimane dopo per girare questa scena a Cinecittà, in un solo giorno. Ma una settimana prima della mia partenza mi telefonò in California Mario e mi disse: il maestro ha cambiato idea, non vuole più recitare, non può farlo. Io feci finta di non sentire. Riattaccai e mi presentai lo stesso a Roma con gli operatori e Donald Sutherland, che faceva la parte di Alex. Fu così che Fellini lo incontrò per utilizzarlo successivamente in Casanova. E chiamai Mario. Eccoci qui con la troupe, siamo pronti a girare. Lui mi disse: ma che sta dicendo? Le aveva detto che la cosa non si poteva fare. Gli risposi: ma io non avevo capito. Pensavo che la cosa procedesse. E adesso che faccio? Ci vada a parlare di persona, replicò lui. Sta da Cesarina
sera a pranzo. Allora andai al ristorante, vidi Fellini e gli dissi: Federico. Lui aveva una forchettata di pasta in mano e mi chiese: quando vuoi girare? Decidemmo di vederci il giorno dopo a Cinecittà. Non sapevo nulla di più. Sutherland era un fascio di nervi per l'incontro con Fellini. Andammo lì dove aveva la sua sala di montaggio. C'era la donna che lo assisteva. Sedevano ad una tavola e stavano davvero lavorando al film I Clown. Lui era proprio geniale nel preparare tutto questo. Donald is walking down the corridor on his way to a meeting. Nel mio film, Sutherland cammina lungo il corridoio per incontrare un produttore italiano, tale Mario Longardi. Mentre cammina, passa accanto ad una sala di produzione e vede un uomo che sta lavorando al tavolo con una donna. E quell'uomo è Fellini. Allora lui non può farne a meno. Entra e fa: mi scusi, lei è Federico Fellini, vero? Prego, che cosa sta dicendo? Fa lui. Sono Alex, eccetera, eccetera. Non la conosco. E fanno quella meravigliosa scena. Federico recitò in modo davvero brillante. Mi chiese: mi dirai che cosa devo fare? Sì, gli dissi, vieni in questa direzione, muoviti così. Hai qualcosa in contrario se mi sposto di qua? Grande. Mario.
Mazursky aveva dunque pensato a Fellini perché l'idea del mondo di Alex gli era venuta da 8 e mezzo, un film al quale si sono ispirati tanti altri registi, dall'Arthur Penn di Mickey One al Truffaut di Effetto Notte, dal Bob Fosse di All That Jazz al Woody Allen di Stardust Memories, al Nanni Moretti di Sogni d'Oro, per citarne solo alcuni, a testimonianza dei segni profondi lasciati all'interno stesso del cinema dai film di Fellini. Ma Fellini cosa pensava dei suoi film? Ne parlava solitamente malvolentieri, tra resistenze e abbandoni, e spesso le interviste erano delle simpatiche estorsioni, una sorta di gioco fra il regista e l'interlocutore, sempre ripetuto, sempre differente. Talvolta Fellini si apriva di più, ad esempio in un incontro del 64 con Sergio Zavoli, che era anche l'incontro con un vecchio amico riminese come lui. Ne venne fuori un memorabile documento televisivo. Ve ne riproponiamo alcuni momenti. Siamo all'indomani di 8 e mezzo, grande creativa riflessione di Fellini sul rapporto col cinema e soprattutto del successo mondiale del film culminato nell'Oscar. Fellini parla quindi di 8 e mezzo, della crisi del suo protagonista alter ego, ma anche della sua idea della politica, del suo rapporto con l'Italia e della psicanalisi, tirata spesso in ballo di fronte alla sua opera. Ecco, la speranza è questa, cioè che quando tu fai un film dove parli sinceramente di un uomo, cioè di un uomo concreto, non l'uomo con l'U maiuscola, cioè un'astrazione, e parli dei problemi dell'uomo, allora ogni barriera, ogni condizionamento politico, ogni difficoltà di linguaggio, di razza, di educazione diversa, cadono e i problemi fondamentali dell'uomo sono sempre gli stessi, identici dovunque. Tu sei notoriamente fra i registi italiani, fra i grandi registi italiani, quello che si occupa meno di politica. Da che cosa deriva questo tuo atteggiamento? Tu vuoi dire che per un romagnolo questo, il fatto di non occuparsi di politica è una cosa abbastanza insolita, strana. Ma io non so bene rispondere a questa domanda. Posso dirti che mi interesso di politica a modo mio. Secondo me la politica è qualcosa di più profondo e intimo di quello che in genere tecnicamente si crede, insomma. Io mi interesso di politica nella misura in cui ogni pensiero e ogni azione dell'uomo può condizionare le sorti umane. Insomma, in questo senso anche l'espressione di un mistico è politica, nel senso che può peggiorare o migliorare le nostre condizioni. Però tu ti sei imposto con molta profondità il problema di un uomo in crisi. Ho avuto la sensazione che tu abbia un po' tralasciato i suoi rapporti con la società, col complesso della società nel quale vive il personaggio di 8 e mezzo, Guido. Se tu per i rapporti con la società intendi proprio uno squemino così sociologico, soltanto riferibile a dei rapporti economici o classisti, vabbè, la faccenda non mi interessa, ma mi sembra che il rapporto di Guido con la società è espresso nella serie infinita, molteplice, contraddittoria dei suoi rapporti con la società dei vivi, dei morti, con la società fatta di ricordi personali, di presentimenti, di anticipazioni, con la società del sogno, cioè delle dimensioni del sogno e con quella della realtà più sconvolgente. Non mi sembra che manchi questo aspetto. Sì, è soprattutto una società di fantasmi, direi però. Ma di fantasmi in che senso? Nel senso che ciò che vive nell'immaginazione secondo te non è reale, mi sembra che sia molto più profondamente e autenticamente reale. Che cosa rimane indispensabile nel rapporto fra la tua persona e il paese nel quale vivi, la società nella quale vivi e lavori? Ma tutto, guarda. Mi sembra che le mie radici siano profondamente attanagliate qui, insomma, che io vivo e mi nutro di tutto quanto mi circonda e mi sembra poi di ripartorirlo, di ricrearlo. Posso dirti che fuori dal mio paese io divento infelice, non ho desideri, non ho memoria, non ho nostalgie. Ecco, un paio d'occhi così che riflettono e registrano una serie di immagini caotiche. Insomma, mi sento sperduto, mi sento sradicato, infelice, sto malissimo fuori. Perché dovrebbe essere inquietante la realtà dell'uomo? È inquietante nella misura in cui noi ci mettiamo in conflitto con questa realtà, nella misura in cui noi tentiamo di interpretarla, di schematizzarla, allora sì, si distorce, si deforma, ci aggredisce. Ma se noi l'accettiamo per quella che veramente è, mi sembra che non ci sia niente di più confortante di questa realtà, proprio perché è l'unica possibilità di viverla, di esisterla, di realizzarla. Fino a che punto la psicanalisi è intervenuta a complicare o a chiarire le tue convinzioni? Alcuni hanno sostenuto che 8 e mezzo è costruito sulla base delle teorie di Jung.
Rispetto al positivismo di Freud, Jung ti offriva una prospettiva mistica più congeniale, probabilmente. La mia conoscenza della psicanalisi così estremamente dilettantesca e molto approssimativa. Ho letto qualche saggio di Jung e mi sembra di poter affermare in tutta sincerità che Jung è una specie di scienziato veggente che ha toccato le corde più profonde e più sacre del mistero umano. In ogni modo io non ho voluto fare un film psicanalitico. Credo che l'interiorità dell'uomo spirituale può essere il comune oggetto e scopo della scienza come dell'arte. Ciascuno si esprime con i mezzi che gli sono congeniali. Io con la macchina da presa. E con la macchina da presa Fellini ha davvero rappresentato il suo mondo. Io, soleva ripetere, non voglio dimostrare niente, voglio mostrare. In effetti il suo è uno degli esempi maggiori di un cinema non pedagogico, di un cinema che non vuole educare, non vuole insegnare. E in tal modo Fellini è diventato un maestro, a conferma che nell'arte, come nella vita, gli insegnamenti quanto più sono involontari o indiretti, tanto più sono efficaci. Ma come nasce il cinema di Fellini? Dopo il lavoro di disegnatore e caricaturista, specie per il Marco Aurelio, e dopo una breve ma intensa esperienza di sceneggiatore in pieno neorealismo per autori come Rossellini, Germi e Lattuada, proprio a fianco di quest'ultimo Fellini esordisce nella regia nel 1951 con Luci del Varietà. È la storia di un gruppo di attori di avanspettacolo e delle loro disavventure, che contiene già temi e immagini del suo cinema futuro e che ritroviamo nel film successivo, Lo Sceicco Bianco, che illustra i pieni, ma soprattutto i vuoti, dell'ambiente dei fotoromanzi, con un grande Alberto Sordi voluto fortemente da Fellini a dispetto di pareri contrari. In questa opera, nella rappresentazione della Roma dell'anno santo, affiora un certo gusto per il barocco che crescerà poi, a volte anche in modo eccessivo, in altri film con immagini sontuose, rutilanti e magniloquenti. Dopo Lo Sceicco Bianco arrivano nel 1953 i Vitelloni, prima dolente tappa del viaggio all'indietro di Fellini nella sua Rimini, sulle tracce di un gruppo di giovani un po' annoiati. Insomma, l'alba artistica di Fellini, che apre nuove strade al cinema italiano, è segnata dal varietà, dal mondo dei fotoromanzi e da una Rimini che per lui è soprattutto una dimensione della memoria. Vediamole più da vicino nei servizi di Sergio Valentini e Romano Zanarini. È una scena del primo film di Fellini, Luci del Varietà, del 1950, che Fellini realizzò assieme ad un altro giovane regista, Alberto Lattuada. Fellini raccontava la storia di una piccola, povera compagnia di scavalcamontagne, come erano chiamati nel gergo teatrale quelle compagnie di varietà che raggiungevano i borghi più sperduti. Era un mondo che Fellini conosceva bene. Approdato da Rimini a Roma nel 1938, compiva il suo struscio quotidiano nella Riva dei Bruti. Così era stata ribattezzata la Galleria Colonna di Roma, dove si dava convegno la gente dall'avanspettacolo sempre in cerca di una scrittura. Agli artisti dello Iovinelli e degli altri cinema teatro, Fellini offriva deliziosi sketch. Aldo Fabrizi era uno dei suoi clienti più affezionati. E le tenere storie che scriveva sul bisettimanale umoristico romano il Marco Aurelio, le storie della fidanzata pallina nella quale venne più tardi riconosciuta Giulietta Masina. E voilà! Fellini ritornò a raccontare la sua prima passione di uomo di spettacolo nel suo terzo film, I Vitelloni, del 1953. E nei I Clown del 1970 riportò in passerella tutti i grandi del varietà con cui aveva diviso gli anni difficili. In Roma del 1972 Fellini rievocò una serata tipo allo Iovinelli, il tempio dell'avanspettacolo frequentato da un pubblico rumoroso e sgherro, gente di quartiere, militari e ragazzi con biglietto a metà prezzo. Dalla fitta aneddotica dello Iovinelli, Fellini trasse l'episodio della gattata, il lancio su uno sventurato artista di un gatto impagliato. Gatto della Bellicia, fretta stai! Amore e memoria per la città che ci ha visto nascere. Realtà fantastica che il grande riminese ha ricreato a sua misura in un'altra città, Volterra ad esempio, sui lidi ostiensi o tra le mura fidate di uno studio cinematografico, come nei Vitelloni o in Amarcord. Autobiografia come metafora, pudore dei sentimenti e insieme disincantata rivisitazione. Dammi così, per favore.
Ferme così, là! Ma questa riconciliazione Stato-Chiesa avviene attraverso la persona del Demiurgo, eh sì! Provincia che sta stretta, ma anche fascinazione di atmosfere irresistibili. Il tocco del maestro trasfigura anche la memoria della quotidianità piccolo borghese. Ma se lei parla con l'arcivescovo e gli concede la consultazione di Venerdì Santini, che calendario... Desiderio di fuga è il cinema che incita al sogno dell'avventura nella grande città. Ma che cosa vai a fare allora? Non lo so. Devo partire. Vado via. Ma non stavi bene qua? Ciao, Moral! Ciao! Addio! Lontano da Rimini, ma con Rimini nel cuore. Abbiamo dunque visto come un motore dell'opera felliniana siano stati soprattutto i ricordi fra Rimini e Roma. Cerchiamo ora di vedere alcuni dei combustibili di cui questo motore si è di volta in volta servito. Il motivo del circo ricorre direttamente o meno in molti suoi film. I Clowns del 70 è tutto dedicato ai personaggi di questo mondo che Fellini, in maniera tenera, affettuosa e talvolta anche un po' patetica, sembra ringraziare per il fascino che ha sempre esercitato su di lui. Del magico incontro fra Fellini e il circo ci parla Alberto Santacroce. Indispensabile e cortese pubblico, il circo è arrivato preso voi per dare uno dei più grandi spettacoli. Da questa parte... In varie forme il circo è presente nell'arte di questo secolo, nei libri, nei quadri, nella musica. Basta pensare al primo Picasso, con i suoi malinconici acrobati, i suoi equilibristi. Anche in Fellini il circo è presente, ma forse in forma più profonda, come una delle fonti dell'attività creativa. Il circo in Fellini coincide con il momento dell'apparizione, il momento in cui la fantasia si materializza, diventa visibile, diventa immagine. L'arte del circo è ben diversa da quella solitaria dello scrivere, del dipingere. È collettiva e in questo somiglia molto al cinema. Circondato dai tecnici, dagli attori, dalle comparse, il regista si muove in un'atmosfera animata, vociante, un po' confusa. Come nel circo crea, insomma, ma insieme agli altri. Nelle foto che lo ritraggono sul set, Fellini appare spesso come un direttore di circo che tenta di mettere ordine nella baraonda in modo da lasciar germinare il racconto, la rappresentazione. Ci sono pagine molto belle di Fellini sul circo, sulla scoperta infantile del circo, questa mongolfiera preceduta da niente, dice il regista, che la sera non c'era e la mattina era là, davanti a me. Ma che cos'è? È il circo, se non stai buono ti faccio portare via da quei zingari. Nella sua vita di artista Fellini ha recitato un doppio ruolo, quello del bambino, dello spettatore che guarda meravigliato e quello del regista, dell'organizzatore che conduce il gioco. È stato da una parte e dall'altra, seduto sulla scalinata del pubblico e in mezzo all'arena, a inventare, a dirigere. Il circo ha dato molto al cinema di Fellini, alcuni simboli, il ritmo,
il piacere del trucco, della deformazione, delle luci, il gusto di una musica fortemente comunicativa, il fascino dei personaggi eccentrici, eccessivi, ma soprattutto il circo ha dato al regista e all'uomo Fellini la passione per l'immagine che nasce, lo stupore di fronte allo spettacolo del mondo che si mette in moto. Dopo l'Oscar del 56 alla Strada e quello del 57 alle Notti di Cabirie, Fellini era ormai un regista corteggiato dai produttori e tuttavia la preparazione dei suoi film è stata spesso travagliata. Sul finire degli anni 50 fu particolarmente sofferta quella della Dolce Vita, un film che avrebbe addirittura fatto entrare nell'uso comune il suo titolo, così come era accaduto con i Vitelloni e come sarebbe avvenuto 15 anni dopo con Amarcord. E Dolce Vita diventò anche il nome di un maglione, come quello indossato da un giovane nella celebre sequenza della Festa dei Nobili. Così come da allora Paparazzo, nome di un personaggio, divenne sinonimo di fotografo di cronaca. Sembrano solo delle curiosità, ma sono elementi più complessi che la dicono lunga sull'impatto che hanno avuto nella nostra società i film di Fellini e la Dolce Vita in particolare, grazie anche a un linguaggio nuovo, non convenzionale. Questo potente affresco della capitale fu uno spartiacque fra due decenni nella storia del suo autore e nella storia del nostro paese. Finiva l'Italia felliniana del dopoguerra e nasceva l'Italia del benessere, ma anche del malessere. Preceduto da una serie di leggende, la Dolce Vita al suo arrivo scatenò polemiche e contestazioni. Ce le ricorda Sergio Valentini. È un'indegnità, è una porcheria, è una falsità. Insorsero i moralisti alla prima della Dolce Vita, il 5 febbraio 1960 al Capitol di Milano. E Fellini raccontava della gentildonna che l'aggredì all'uscita dal cinema. Si vergogni, lei butta l'Italia in braccio ai bolscevichi. La DC aveva riportato il 42% dei voti nelle elezioni del 58 e il Partito Comunista ha perduto 3 seggi. Contro i comunisti il Sant'Uffizio aveva rinnovato la scomunica. Una ventata moralizzatrice soffiava sul paese. Contro la Dolce Vita condussero una martellante campagna l'Osservatore Romano, il CCC, Centro Cattolico Cinematografico, la stampa neofascista. Una petizione dei parroci romani, interrogazioni parlamentari della destra DC e del Movimento Sociale sollecitarono che al film venisse ritirato il visto di censura concesso con molte difficoltà pochi giorni prima. Spiegò Fellini: non avevo l'intenzione di denunciare, criticare, fustigare, fare della satira, non volevo accusare nessuno. In realtà, contro il fastoso, il pacchiano, il volgare di una società opulenta, il suo film aveva una forza dirompente. Tanti soldi, soldi, tanti soldi, lodati insieme i soldi, di bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un guasciano, chi ha predicato se ne sta, vive i soldi! Soldi, soldi, soldi. Era la canzone emblematica di quegli anni. Favorito dal basso costo del lavoro, il miracolo economico italiano stava raggiungendo il punto più alto con la produzione industriale salita del 90% rispetto al 1950. Al cambio, il dollaro valeva 630 lire. Il nuovo modello di sviluppo imponeva frigoriferi, televisori, la gita del weekend, le autostrade, le quattro ruote. La circolazione di auto e motoscooter era salita a 5 milioni e mezzo d'unità. La Fiat aveva quadruplicato la sua produzione, la 500 costava un mese di stipendio medio-alto, un italiano ogni 15 possedeva l'automobile, per la precisione statistica, uno ogni 11 a Torino, uno ogni 62 in Basilicata. La polemica sulla Dolce Vita si spense piano piano, soffocata dal sempre crescente successo di pubblico. La stretta moralizzatrice s'andava allentando. Fu scagionata Aishen Ana, la ballerina turca rinviata a giudizio per offesa al pudore. Sui teleschermi, le tedesche sorelle Kessler spostarono in avanti il comune senso del pudore con la prima televisiva delle calze nere, silnice e surate come simbolo di peccato.
Nonostante le polemiche, anzi anche grazie ad esse, La Dolce Vita registrò nel 60 incassi clamorosi. Formidabile quell'anno per il cinema italiano. Dopo il successo nelle sale, La Dolce Vita trionfava a Cannes vincendo la Palma d'Oro e all'Avventura di Antonioni andava un premio speciale della giuria. Alla Mostra di Venezia, Rocco e i suoi fratelli di Visconti si aggiudicava il premio speciale e intanto Pasolini preparava Cattone e Ermanno Olmi scriveva la sceneggiatura del Posto. Com'era verde allora la nostra valle cinematografica. Ma torniamo a Fellini per occuparci di un altro aspetto del suo cinema, il rapporto con le donne. Jung, psicanalista letto da Fellini, in un libro del 1927 si chiedeva: può essere in grado un uomo di scrivere sulla donna, suo contrario? Con il suo cinema, Fellini sembra avere cercato di rispondergli. Su questo elemento centrale del suo universo vi proponiamo parte di un servizio di Marlisa Trombetta che la rubrica del TG2 Mafalda, dalla parte delle donne, mandò in onda il 29 marzo, il giorno dell'Oscar alla carriera a Fellini. Seguirà un'intervista di Ilda Bartoloni a Simona Argentieri, psicanalista che si è occupata a lungo di cinema e in particolare di quello di Fellini. Io mi sento completamente arreso alle donne. Sto bene unicamente con loro. Sono mito, mistero, diversità, fascino, tensione di conoscenza. Sguardo per vedere te stesso. Sono tutto le donne. Mi sembra che con il suo alternarsi di luce e oscurità, di immagini che appaiono e spariscono, il cinema stesso sia donna. Come in un ventre di madre, stai al cinema, fermo e raccolto, immerso nel buio, aspettando che dallo schermo arrivi la vita. Aspetta, aspettami! La città delle donne è una favola sulle donne di oggi e di ieri, raccontata da un uomo che non può conoscere le donne perché le sta dentro, come Cappuccetto Rosso sperduto nel bosco. È un sogno e parla il linguaggio simbolico dei sogni. Fellini e le donne, il rapporto di Fellini con le donne, queste donne grandi, enormi, deformate come Gradisca, la Saraghina, la stessa Sandra Milo, o queste donne piccole come il Gelsomina, Cabiria, interpretate poi sempre da Giulietta Masina, la moglie. Ecco, c'è al fondo in Fellini una paura delle donne? Sì, io penso di sì, che ci sia una paura delle donne, però devo anche aggiungere che paura delle donne ne ha ogni uomo. Forse la cosa straordinaria è che Fellini sia riuscito ad accostare alla paura, che è un fatto universale, anche questo straordinario fascino per la figura femminile, e a farne questa galleria straordinaria che lei stessa indicava, da una parte di megadonne fino alla deformità, tranne forse un'unica volta con Anita Ekberg che scendeva dal cartellone, che era lei sola in questa galleria, enorme ma bellissima, perfetta, e accanto quell'altra galleria di creature piccoline, minute, interpretate così spesso da Giulietta Masina, che non soltanto sono piccoline ma sono anche più vicine al bambino o al folletto che non alla donna, e in questa doppia carrellata di creature femminili credo che Fellini, e questo è uno dei suoi fascini, non ha mai cercato nessuna mediazione. Non è un'identificazione la donna piccolina con il suo io bambino? No, io su questo invece sarei di parere opposto, perché a mio parere il sé grandioso infantile di Fellini è grandioso, enorme, maestoso come lo è l'onnipotenza del bambino. Ecco, lei ha scritto molto su Fellini, ma vi siete mai incontrati? Si è mai incontrata con lui? No, purtroppo, è stato progettato infinite volte per comuni amici, per comuni passioni, ci siamo scambiati lettere, biglietti, telefonate, e avevamo questo progetto di incontrarci che poi abbiamo lasciato invece affidato ai tempi lunghissimi dell'eternità, come se avessimo di fronte chissà quanto tempo.
e non l'abbiamo mai invece realizzato, e forse anch'io mi sono lasciata andare a questa dimensione. Che tempo ci sarebbe stato? Ecco, perché pensavate che ci sarebbe stato tempo? Un tempo quasi eterno. Forse, faccio un'ipotesi, credo di avere colto io, forse in questo caso è subentrata un po' la mia dimensione di ascolto di psicoanalista, una sensazione di mancanza del senso del tempo e della realtà di Fellini, che si muoveva sempre in una dimensione di eternità. Proprio come se volesse sfuggire sistematicamente a tutte le leggi del principio di realtà. Il tempo, la crescita, il diventare grandi, la morte, la depressione, tutte dimensioni che Fellini, forse grazie proprio alla sua grandiosa capacità artistica, era riuscito a deludere. E potrei portare forse due argomenti a sostegno di questa ipotesi. Una è, ancora una volta, sul terreno artistico, un film che non ha mai fatto. Di tutti i suoi bellissimi film ce n'è uno, Il viaggio di Jim Astorna, che come sa chiunque abbia il cinema, chiunque ami il cinema, Fellini ha continuamente vagheggiato di fare, ha cominciato a farlo, era Mastroianni che doveva essere nell'interprete, erano stati stanziati capitali, sceneggiatori, un'infinità di volte questo film comincia e poi si interrompe. E lo stesso accade con un altro progetto di Fellini, il progetto di fare una vera e propria psicoanalisi personale. Non so, non potrei dire per quali tormenti interni. Comunque sia, quello che so è che tenta più volte questo progetto con uno junghiano, con un freudiano, li incontra, decide di farla, poi fugge, poi le trasforma in un'affettuosa amicizia. Ecco, forse in questi due progetti, soprattutto se consideriamo che il soggetto, il viaggio di Jim Astorna, era sì un viaggio, ma era un viaggio nella dimensione intrapsichica, un viaggio forse dell'eroe agli inferi fino alla dimensione della morte e poi della rinascita, è qualche cosa che Fellini, con quella sua parte magica, superstiziosa, di strategie di fuga dall'angoscia, sentiva che non voleva compiere. C'è dunque un film a cui Fellini teneva molto e che non è riuscito a realizzare, malgrado tanti progetti, Il viaggio di Jim Astorna, che per il regista è stato un po' una tela di Penelope. Probabilmente lo vedeva come il contenitore ideale di tutto il suo mondo, come una metafora della sua esistenza e della sua storia cinematografica, e forse aspettava sempre qualcosa prima di affrontarlo davvero. Può darsi che il progetto di Jim Astorna sia stato comunque un serbatoio che, in attesa della realizzazione, ha messo in moto altri film. E allora potremmo dire che in fondo Il viaggio di Jim Astorna Fellini lo abbia girato. Potrebbe essere il titolo di tutta la sua opera, che è appunto un grande viaggio nella conoscenza di sé e degli altri e nell'Italia passata e contemporanea. Un viaggio che ha fissato immagini e figure della nostra storia anche per gli stranieri. Molti hanno guardato, hanno conosciuto l'Italia attraverso i suoi film. Pensiamo ancora alla Dolce Vita, a come riassume il passaggio dall'Italia agricola ingenua degli anni 50 a quella così diversa degli anni 60, nello sguardo di Marcello Mastroianni che si aggira insieme ferito e stupito nella Roma, appunto, della Dolce Vita. La ferita di chi si accorge della perdita di tante cose e lo stupore di chi scopre un mondo che sta venendo fuori. Ma se la mancata realizzazione del viaggio di Jim Astorna ha forse a che fare soprattutto con la storia personale di Fellini, bisogna aggiungere che altri film non sono stati girati per ragioni diverse. Già gli anni 70 avevano visto pochi suoi titoli, fra i quali il sottovalutato Casanova, che a nostro parere è uno dei vertici felliniani. E dall'80 in poi Fellini ha potuto fare solo 4 film, e La nave va, Ginger e Fred, Intervista, La voce della luna, 4 film importanti. Il mondo del cinema, insomma, non è stato vicino a Fellini, come avrebbe dovuto. Al riguardo sentiamo la scrittrice francese Jacqueline Risset. Penso che se Fellini non ha potuto fare film per i 3 ultimi anni, questo è dovuto al fatto che lo si è considerato un regista troppo indipendente, che faceva un cinema troppo poco commerciale. Ora, Fellini è qualcuno che ha persistito a voler vedere il film come un prodotto artistico, cioè come qualcosa che esige una libertà assoluta. Ed è di questa libertà che lo si è voluto privare, cioè non si sopporta più un regista libero.
Ma per di più io credo anche che in Italia c'è una visione molto riduttiva di Fellini, cioè si vede lui, Fellini, come l'autore di Amarcord, cioè un regista che ha molti ricordi personali, che sa raccontare con fantasia, comico e onirismo. Questo è assolutamente insufficiente, perché facendo così non si vede anche l'acutezza della sua percezione politica. Il modo che ha avuto Fellini di denunciare i luoghi comuni, i stereotipi, anche della sinistra, anche con Prova d'orchestra, questa follia legata a una forma di ipersindacalizzazione che privava l'uomo del rapporto con il proprio lavoro, e cioè con la sua umanità. Ecco quindi un'altra possibilità di lettura, quella di un Fellini a suo modo profetico, un po' come Pasolini, come Calvino, come Sciascia. Prova d'orchestra non ha forse anticipato il caos italiano di questi anni, e La voce della luna non ha forse prefigurato il caos televisivo. All'interno di un racconto cinematografico sempre coerente, dove ogni immagine appartiene inconfondibilmente a Fellini e riconduce sempre al suo mondo, il viaggio di cui parlavamo in apertura spalanca davvero una prospettiva dietro l'altra. Curioso destino per un autore che spesso pareva andare sul set controvoglia e che non amava poi rivedere i suoi film, specie in una sala pubblica, come se dovesse soprattutto liberarsene. Sembrava non rendersi conto della forza della sua fantasia e di quanto questo incerto mondo di fine millennio ne avesse bisogno. Grazie per l'attenzione, buonasera. I tuoi sogni sono stati anche i nostri. Addio, Federico.